Buongiorno, sono Somigliana e sono qua per introdurre il prossimo incontro del Mangiagalli Journal Club. Parleremo di riserva ovarica, ci sarà oltre al sottoscritto il dottor Busnelli a illustrare questo argomento noto da tempo. La riserva ovarica è infatti un concetto biologico che conosciamo tutti dai tempi dell'università e che prevede che dalla nascita in poi nella donna si abbia una progressiva riduzione della riserva ovarica fino all'esaurimento e quindi all'insorgenza della menopausa. Tuttavia, quello che è davvero innovativo è che negli ultimi 10-15 anni si sono messi a punto dei meccanismi, degli test per valutare quanto è questa riserva ovarica ed in particolare il dosaggio dell'ormone antimülleriano e la conta dei follicoli antrali. È una cosa molto diffusa, tuttavia questi accertamenti sono stati sviluppati per il mondo della procreazione medicalmente assistita, cioè per consentirci di prevedere, di anticipare quanto sarà la risposta alla stimolazione e quindi poi anche le probabilità di successo della paziente e poi magari adattare la terapia. Tuttavia questi due esami tecnici sono usciti dal campo della PMA e sono entrati nella pratica di routine dei ginecologi. Il challenge oggi è riuscire a capire come usare questi esami al di fuori delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Infatti in questo momento questi test sono abusati, mal interpretati e creano anche ansia alle pazienti non giustificati. Di questo parleremo e per questo vi aspetto tutti.